Ciao amiche ed amici e benvenuti sul mio canale YouTube. Oggi voglio fare un panettone gastronomico, che è un panettone che poi va farcito con affettati, creme spalmabili, eccetera, un po' a piacere. È la prima volta che lo faccio, quindi non vi garantisco niente. Vediamo se riusciamo a farlo insieme. La ricetta l'ho presa dal gruppo Nuvola Un Amore di Pasta Madre che abbiamo fatto in un impasto collettivo, anzi che hanno fatto perché io non l'ho fatto, e però è una ricetta di Fable de Sucre. Io l'ho leggermente modificata, personalizzata un pochino, ma niente di più. Mi sembra giusto dirlo comunque. Bene, se volete seguitemi così magari lo facciamo insieme, ok? Eccoci con tutti gli ingredienti. Allora, comincio a mettere dentro la planetaria la mia pasta madre. Ne metterò 130 grammi. Questo ho preferito metterne di meno di quello che prevede la ricetta, che ne mette 160 grammi, però voi fate come volete. Poi alla fine ho visto che è venuto bene, quindi penso che 130 grammi vanno bene, anche perché la mia pasta madre l'ho rinfrescata 2 volte e quindi è bella in forza. Aggiungo lo zucchero, poi tutta la farina. Questa è una farina tecnica per panettoni, è la Petra per panettoni. Ok, la ricetta dice di sfarinare un pochino, io lo faccio con il cucchiaio, anzi con le mani. Così. Poi nel frattempo mi sciolgo il miele dentro il latte tiepido. Ora faccio girare un pochino con la foglia e aggiungo i tuorli, i due tuorli. Bene. Riaccendo la planetaria, faccio amalgamare un pochino, però ci aggiungo subito un po' di latte perché altrimenti vedo che non mi esce fuori tutta la farina. Ci metto poi l'uovo intero subito, così almeno riesco ad impastare bene. Ok. E poi aggiungo il latte piano piano, così ne metto un po' per volta. Fino a metterlo tutto. Il miele l'ho sciolto dentro, già ve l'ho detto. E faccio amalgamare. A questo punto tolgo la foglia e metto il gancio, così faccio incordare l'impasto. Scusate, la mia planetaria balla un pochino, non l'ho fissata bene. Ho aggiunto anche il sale a metà percorso e una volta che l'impasto è incordato, vado a mettere il burro. Naturalmente qui ho fatto dei tagli, quindi datevi il tempo, prendetevi il tempo che ci vuole per incordare. Quando si aggancia addosso al gancio, l'impasto è già incordato. Quindi comincio a mettere il burro, piano piano lo faccio assorbire un po' per volta fino a metterlo tutto. Eccoci qua, ora controlliamo se l'impasto è incordato bene e se fa il velo. Ok, io direi che va bene. Lo giro quindi sul piano di lavoro. Lo faccio riposare prima un pochino, 10-15 minuti.
Poi procedo così, un po' diverso dalla procedura che c'è sulla ricetta originale, però io ho pensato di fare così, faccio delle pieghe in questo modo. Molto bello l'impasto, si presenta molto bene già, eh? E poi pirlo così. Scusatemi, sopra ho detto che la ricetta è di Fable, no, loro, sì, l'ho presa dal loro blog, però la ricetta è del maestro favorito, la ricetta originale, quindi scusatemi, faccio una correzione. Bene, una volta che ho pigliato bene, che è diventata una bella palla, vedete com'è bella. E ho preparato il pirottino da 1 chilo, vado a pesare, guardate, non è 1 chilo, 9, presso poco 940 grammi, però ormai ho messo questo, va bene, anche se non esce tantissimo fuori, non fa niente. Ora lo copro e lo lascio lievitare, ci vorranno 7-8 ore, anche 9, dipende dalla temperatura che avete in casa. Una volta pronto, vado ad infornare a forno caldo a 170 gradi per all'incirca 40 minuti. Poi ho misurato l'interno con il termometro, quando sta a 94 è cotto. Bene, io direi che è riuscito molto bene. Ora, una volta raffreddato, va tagliato a strati. Tolgo la calotta. Appena appena sopra, vedete la calotta superiore. Questa poi la metto da parte perché servirà così per abbellimento. Vedete com'è bello l'interno, è venuto molto bene, direi, anche con la dose minore di pasta madre. Tolgo anche il pezzo sotto perché ho messo quel pirottino, è rimasto anche un po' di cartone attaccato. Forse ci voleva quell'altro tipo di pirottini, quelli più leggeri. Io adesso in casa avevo quello, quindi il pezzo sotto lo tolgo e lo butto via. Bene, ora devo riuscire a fare le fette più o meno regolari. Ci provo, io la prima volta che faccio questa cosa, forse mi serviva una mano di mio marito per andare un pochino più dritta a tagliare, però vabbè, ci proviamo. Quindi dobbiamo fare dei dischi che vanno sovrapposti. Adesso taglio un pochino più grande, oppure ci vorrebbe uno di quegli attrezzi che tagliano direttamente le fette in modo che vengano belle precise. Allora, questo è già un disco che, dove dentro poi andrà la farcitura. Ok, vediamo quanti ce ne vengono. Continuo a tagliare, anche se non mi vengono molto regolari, però pazienza. 1, 2, 3, 4, ce ne viene anche un altro, quindi sono 5, 5 strati doppi, perché poi bisogna lasciare tra uno strato e l'altro, non bisogna mettere niente, altrimenti poi non riusciamo a sfilare i mini tramezzini, diciamo così. Ok, eccoli qua e adesso andiamo a farcirli.